Salve, farò questa presentazione su Mark Pass e sulla legge naturale, no? Che va molto di moda ultimamente, questa legge naturale, no? E cerchiamo quindi di capire di cosa si tratta. Questo è stato un po' il mio modo di decifrare tutto questo, e vediamo cosa esce fuori. L'autorità, a quanto pare, di questa legge naturale è questo Mark Pass, è questo soggetto che vediamo qua. E vediamo di capire un po' di più vedendo quello che insomma lui considera il video migliore per introdurre a questa legge naturale, no? Quindi sono andato a vedere questo famoso video di introduzione alla legge naturale, no? E il video sta sul suo canale, come vedete, Mark Passio. E appena parte c'è questo logo che ti gira così, ti parte insomma, con questa roba qua. Poi subito dopo c'è questo simbolo, che mi ricorda anche il simbolo che usa anche quest'altra gente italiana che usa sempre questo fiore a 6 petali, no? Sono andato a vedere quindi, di cosa si tratta. Intanto si chiama hexafoil, c'è una foglia, non so come lo traduco in italiano, però praticamente in Italia questo è. Si riconosce come il sole delle Alpi, quindi il simbolo del sole. Per loro il sole è quello che ti illumina, che ti dà la conoscenza, eccetera, eccetera, no? Su Wikipedia di questo hexafoil c'è questo simbolo qua, ci dice che solar symbol, c'è cioè un simbolo solare. It's a solar symbol, but qui, anche in Lituania è visto come è conosciuto come Little Sun, e in Italia come il sole delle Alpi. Quindi vediamo com'è composta questa, cioè praticamente se io vado qua dietro, no? Questo è il simbolo che lui metteva, che mette anche Giancarlo Tiamatte, eccetera, eccetera, no? Quindi perché usano proprio questo simbolo qua, no? Io stavo cercando di decifrare un po' il simbolo e quello che mi è venuto in mente. Allora, intanto qui c'è scritto che il compasso, serve un compasso per farlo, questa forma qua lo fai solo se hai 7 cerchi. Praticamente, se tu vedi questa stella qua, non ci sono altri modi per farlo se non con 7 cerchi. Infatti, su Wikipedia lo spiegava bene questo. Cioè, se tu vedi tutto questo, questa forma è composta, cioè un cerchio iniziale, e poi se vedete ci sono 7 cerchi, diciamo, io cerco un attimo di, non so se me lo farà disegnare qua. Cioè qui ci sono, vediamo se riesco a beccare lo strumento giusto. Qui c'è un cerchio, perfetto, ho preso il giallo che è il colore perfetto. Ecco, vediamo, l'ho fatto rosso, adesso duplichiamo, se tu vedi adesso questo qua, un cerchio, 2 cerchi, 3 cerchi, 4 cerchi qua. Capito? Qui 5 6 ok, sei. E poi il 7 è questo, il cerchio intorno. Anche se qui ovviamente gli hanno dato un po' di spessore, però in realtà per fare questa forma servono 7 cerchi. E il 7 Il 7 è la settima lettera per i massoni, insomma, la G è la settima lettera. G, gnosis, cioè conoscenza. Per loro siccome si credono Dio, diciamo, questa gente qua, questi tipi come Mark Passi, eccetera, eccetera. Loro, infatti, anche Giancarlo di Tiamat dice D apostrofo io, cioè loro si credono Dio, anche se sono dei ratti, purtroppo. Quindi, per fare questa forma, quindi, ricapitolando, servono un compasso e crea alla fine un quadro, cioè se tu vedi un cubo, square and compass, possiamo diciamo vedere insomma così. Comunque è simbolo del sole, comunque sì, in molte culture. Ok? Qui in un'altra sua presentazione ci dice anche che questa natural law è anche conosciuta come la legge morale, legge cosmica, legge universale, consequenzialismo,
legge del karma e legge di Dio. Da notare sempre le immagini che lui usa qua, eh? Queste sono le due colonne famosissime in massoneria di Joachim Boas, no? Vabbè, c'è un simbolo, un significato, la scacchiera, eccetera, eccetera. Perché lui, anche se dice che ha lasciato l'oscurità, diciamo, in realtà sta ancora lì, cioè, solo che la pecora. Le pecore, ragazzi, che seguono questa roba è perché sono un po' come chi ci controlla, si sentono Dio, sono malati mentali purtroppo, chi segue questa roba, che non riesce a capire che siamo dei topi qua. Poi il legge del karma, tutta questa roba qua, è tutta roba che è stata influenzata da quelli in alto che hanno promosso queste filosofie New Age, orientali, eccetera. Ovviamente delle regole che ovviamente non prevedono Dio, ovviamente, perché loro non vogliono avere le regole che mette Dio, e vedremo il perché dopo nella presentazione. Quindi anche conosciuta come legge morale, no? Dicevamo moral law, lo dice anche lui qua, no? Qui. Quindi il famoso libro del Leviatano, no? Leviatano sarebbe questo immaginario, no? Cioè praticamente le pecore devono essere degli ingranaggi, e lo Stato, diciamo, capito? Non ci deve essere più individualismo, no? Perché altrimenti noi ci ammazziamo uno con l'altro, e se non c'è questo Stato che, insomma, mette queste regole, così noi obbediamo a queste regole, e in questo modo ci protegge anche questo mostro che creiamo. Ovviamente chi mette in testa queste cose, cioè è come se tu prendi degli animali liberi, li metti in una gabbia e gli dici che la gabbia è buona, no? Perché altrimenti se sei libero lì ti può succedere di tutto. E ovviamente devono usare filosofi per dire queste minchiate, cioè per farti accettare la schiavitù, come questo Hobbes, per dire. E ovviamente loro cosa dicono? Dicono che ci mettono un termine natural, cioè naturale. Cioè questa è una legge naturale, cioè, oppure oggettiva, cioè nel senso che loro devono mettere un'etichetta che dia validità alla loro tesi, e quindi dicono che è naturale, ma è naturale, no? Quando si dice anche no, è naturale, cioè è normale, è proprio normale che sia così, no? E quindi in realtà di naturale nel essere un ingranaggio nel sistema non c'è niente, no? Quindi qui vediamo la filosofia di Hobbes, che ovviamente è un filosofo che è bravo con le parole, a manipolarti con le parole, che però viene usato da chi in alto, ovviamente, per far vendere la schiavitù allo schiavo, no? Come una cosa buona. E infatti qua dice che Hobbes believe those poor unfortunate were called the nature, chi vive fuori da questa gabbia, diciamo, dello Stato, eccetera, è solo, è povero, è sporco, è brutto, è brutish, cioè è un animale, ed è anche basso, non è alto. In questo stato della natura, Hobbes credeva che l'uomo era sempre in competizione, cioè soffriva semplicemente per vivere. Ovviamente devono sempre, come ci dicono anche, ma allora prima si viveva pochissimo perché non c'erano tutte queste comodità che ci dà la gabbia, il sistema, no? E quindi prima si viveva in paura e ignoranza, dice qua, e intanto molto scomoda era la vita, dice qua, no? Ma per fortuna il contratto sociale ci ha liberati, questa legge naturale, ha messo lui questa etichetta naturale, di uno Stato, insomma, ci ha salvati finalmente. Beh, per chi ha pazienza, qua in inglese c'è scritto tutto questo paragrafo qua, dice quanto è brutto essere liberi, dice, no? Che la vita là fuori, se non c'è lo Stato che ti protegge, è così, così brutta, guarda, purtroppo. Qui abbiamo un altro rettile, ovviamente, Cicero, che ovviamente aveva interesse a che le pecore diventassero un ingranaggio, ovviamente, no? E quindi dice che la legge naturale ci obbliga
così a pensare al bene della società invece e a contribuire. Quindi il natural law ci obbliga a contribuire al bene della società, capito? E non a essere così liberi e fare le cose da te. Ovviamente che vogliono schiavi. Quindi chi originò questa idea di natural law, cioè legge naturale, è stato Hobbes, ma anche Locke, che dice che noi dobbiamo vedere chi ci comanda com'è giusti e dobbiamo obbedirgli. Ricordiamo che Locke era un massone, però questo è un piccolo dettaglio, diciamo. Ora, andando avanti con la visione del documentario, così all'introduzione a questa legge naturale di Mark Passio, vediamo di tanto in tanto, quando finisce un capitolo e inizia un altro, lui ci fa questa grafica in 3D dove appaiono sempre questi simboli così egiziani, e queste due colonne, sempre, e queste ali qua che vedremo dopo, qual è il significato, eccetera, eccetera. Però qui, vediamo questo simbolo chiaramente massonico che sarebbe Yakim e Boaz. No? Lasciamo perdere, non entriamo nei dettagli qua perché è roba massonica. Insomma, qui se tu metti queste iniziali, massoneria, eccetera, eccetera, e vedi insomma che queste colonne hanno un significato, eccetera, eccetera. Poi, qui in un altro cambio capitolo ci mette un'altra carta così, il diavolo, sempre questi simboli egiziani. Cioè lui poteva scegliere qualsiasi tipo di grafica, eccetera, ha scelto un'ambientazione egizia. Gli egizi insomma con la piramide, cioè proprio il simbolo di chi ci controlla, eccetera, eccetera, un popolo in schiavitù, eccetera, eccetera. Poi qui ci mette le carte del tarocco, durante il documentario questo, carte del tarocco così, bellissime, e con delle fiamme, roba molto bella. Poi qui ci dice che noi possiamo arrivare alla conoscenza, allora, objective, e poi c'è la mela dell'Adamo ed Eva, no, nel documentario, objective morale, quindi esiste l'oggettività morale e noi possiamo conoscerla. Quindi l'uomo sa cos'è giusto e cos'è sbagliato, no? C'è la stessa cosa che c'è quando tu mangerai il frutto dall'albero del bene e del male, saprai cos'è giusto e diventerai come Dio, no? Quindi questo è il concetto. Poi ad un certo punto ci mette proprio in faccia questi chakra, questo qua che medita, insomma, lasciamo perdere. Qui in un altro cambio capitolo ci mette proprio una bella piramide in mezzo. Secondo lui, guarda, dipinge l'Egitto come un posto proprio paradisiaco, proprio, con una bella piramide. Poi, come abbiamo visto all'inizio, ripete questo one great work, great work, il grande lavoro. Se vedete in massoneria è quello che è il loro piano, diciamo. Però lui lo mette qua perché i polli non, e anzi lui dice che l'occulto è bellissimo, è giustissimo. Poi vedremo più in là. Poi una sorpresa, quando stava finendo questo documentario, tra i contributori che hanno dato soldi a Mark Passio c'è anche il nostro Francesco Sani, ragazzi. Incredibile. Poracci. Poi qui dedica questo documentario a una certa che è morta, Barbara Marinelli, con una maglietta di ACDC. Oh yeah, highway to hell for you. E questa è questa gente, ma lui anche ha una band così rock satanico, immagino, perché, che si chiamava The Founders, mi sa, il gruppo di questo rockettaro slash ex massone slash truther slash anarchista Mark Passio. Qui ci dice che Thomas Paine è il suo eroe. Un massone, eccetera, eccetera, è il suo eroe. E questo Thomas Paine era, insomma, ce l'aveva con Dio, era anticattolico, eccetera, eccetera. Qui in quest'altra presentazione ci dice: ah, che belle queste citazioni del Buddha, certamente. Sempre in questa presentazione ci fa vedere uno che dice così, shh, col cappuccio e tutto quanto, e i due
le due colonne sempre massoniche, e queste ali che adesso spieghiamo, vediamo un po' cosa significano queste ali qua. Diciamo che è una goddess, cioè una dea egizia, e ci dice insomma come ordine dal caos, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, informatevi e vedrete insomma che bella roba. E per lui quindi ha usato questo simbolo nelle sue presentazioni, sempre metteva queste ali, e queste ali appunto si chiamavano, sono in riferimento a questa dea Maat, che porta ordine dal caos. Dove ho sentito quell'ordine dal caos? Infatti qua dicono che gli egiziani dovevano seguire questi principi etici di questa dea Maat, e infatti si vedeva insomma che era una società bellissima, libera, eccetera, eccetera, grazie a questi principi. Quindi nella presentazione vediamo sempre le due colonne con l'uomo, col sole, cioè la conoscenza nelle mani, no? Qui ci dice che la legge è il re che comanda, diciamo, no? E ci fa vedere se è questo re, capito? In mezzo a queste belle colonne qua, così. Poi c'è anche il bilanciare di questi due estremi. Allora, quando avrai bilanciato la parte sinistra e destra del cervello, dice lui, sei in equilibrio, eccetera, eccetera. Minchiate. Vediamo che questo concetto viene da un certo Rutherford, a principle of government advocating that rule by the law rather than by man. Ok. Però vediamo che questo che ha scritto quel Rex Lex, questo libro, questo è il monumento che gli hanno dedicato. Quindi non lo so, significherà qualcosa questo cazzetto così eretto? Poi, come ho già parlato nell'altro video dove ho smascherato questo clown, sta qui da Alex Jones, cazzo. Cioè, da Alex Jones, ragazzi. Cioè, come fanno a non vomitare questa gente che segue questo clown? Gli danno pure i soldi, Francesco Sani ha dato pure i soldi a questo. E questo sta da Alex Jones. Cioè, bisogna essere veramente morti, cazzo, per non vedere l'orrore qua. Andiamo un po' a dare un'occhiata al suo sito, bellissimo, con tanta roba orientale. E lui parla di Dio, lui, ma chissà di quale Dio sta parlando. In realtà Dio sarebbe di apostrofo io, quindi. Ecco, qui ci vende tutto, 26.000 file audio, 9.500 libri, 3.400 video in un dischetto, compralo. E qui c'è questa roba egizia. Oh man, e diventerai anche tu veramente libero. Ah, la chiave per modificare l'universo ce l'avrai anche tu, come diceva Malanga. Lui ovviamente ce l'ha con Dio, essendo che ha la stessa filosofia. Certo che ha la stessa filosofia, perché è un vomito di questi occultisti, anche lui. Anche se dice che ne è uscito, ma in realtà se tu vedi come sto decifrando adesso le sue presentazioni, tu capisci che lui è totalmente così, pensa che noi con la conoscenza diventeremo dei, eccetera, eccetera, e le religioni con le regole sono un freno che ci bloccano. Poi vedremo anche più in là che dirà che insomma dobbiamo scopare tutti quanti invece questa repressione sessuale anche voluta, eccetera, eccetera. Cosa però bellissima. Qui fa una presentazione che si chiama Fake Ass Christians, cioè prende in giro i cristiani, no? Perché lui a quanto pare è il vero cristiano, vedremo adesso. Lui però dice che io non ho nessun credo religioso, io ho comprensione spirituale, cioè lui capisce in modo spirituale le cose, però eppure parla di Dio nelle sue presentazioni. No. Qui adesso dice ai cristiani, ma non avete capito niente purtroppo. Quando si parla di Cristo, si parla della coscienza di Cristo, cioè noi possiamo diventare Dio, possiamo diventare Cristo, no? Capito? Christ consciousness. Gesù
è vissuto, cioè una cioè tutta questa roba cristiana, voi non avete capito niente, dice. Ovviamente, cioè noi dobbiamo essere Dio, dice, no? Vediamo, andiamo avanti qua. Allora. I think belief is the depth of freedom. I think everybody should not believe anything. Knowledge comes through science. Ah, ecco, ovviamente questo è dal transcript di YouTube. Qua dice il credere è la morte della libertà, però è stata tradotta male, è stata presa male dal computer. Avanti. Qui ci dice che lui vede Dio come una forza creatrice che ha messo tutte le leggi dell'universo. Questo è Dio per lui. Un'intelligenza creativa. Capito? Ah, qui dice ai cristiani, ma non sapevate che Gesù è anarchista? Lui era anarchista. Ma te ve devo spiegare tutto. Era anarchista Gesù. Ecco, Gesù era contro l'autorità e le dottrine e lui voleva, insomma, spiegarci la legge naturale. Hai capito? Voi non avete capito niente, scusa. E comunque questo è un classico, cioè ognuno prende la Bibbia, come ho detto, questo concetto l'ho detto anche in altri video, anche ultimamente, praticamente tutti vedono la Bibbia, prendono i pezzi che vogliono e lo ad adattano a come vorrebbero loro che fosse l'oggettività, no? Questo fanno tutti con la Bibbia, la prendono e fanno un po', la interpretano un po' come vogliono. Ah, ecco, lui considera se stesso come un cristiano esoterico, però un cristiano, o come ho detto, per lui cristiano è il Cristo dentro di noi, cioè quando noi diventiamo, abbiamo la conoscenza, eccetera, diventiamo illuminati e siamo Dio. Quindi ecco, qui ci dice che il cristianesimo è la legge del uno, cioè noi siamo tutt'uno, no? Che siamo tutti parti della questa coscienza universale, no? Tutta questa roba orientale era. E lui, capito? Lui si sente cristiano, no? Questo attrezzo qua. Perché ovviamente deve acchiappare anche i polli che credono, quindi, no? Qui ci dice che Lucifero è buono, leggero, inorridite. E poi qua dice: ma scusa, perché dobbiamo dare questo nome illuminati a loro? Che è un nome così bello, no? Cioè, chi ci controlla? Perché dobbiamo dire che loro sono illuminati? Noi siamo illuminati, dice. Loro sono dei pezzi di carta, capito? Quindi illuminato è un qualcuno che è stato illuminato dalla conoscenza, cioè che è diventato Dio, praticamente. Quindi in poche parole ci dice che illuminato è una cosa buona, non cattiva, quindi. Perché devono prendersi loro questa bellissima etichetta? Dice. Noi siamo illuminati. Poi qui, vabbè, consigliava di vedere questo film qua, Agora. Insomma, dove c'è questa donna che è ribello, ovviamente. No? Perché questo è il compito di questo. Cioè, qualsiasi cosa che abbia regole, cose, da disfarla, no? Quindi, questo il Mark Passio è semplicemente un agente di chi ci controlla che ci dice che noi dobbiamo, perché loro devono dissolvere qualsiasi il vecchio mondo con le moralità, eccetera. E quindi, in questo caso, qui promuove questo film che si chiama Agora, dove c'è questa che praticamente, ecco, parte il film. L'ho visto al volo per voi il film. Con questi due, col sole in mezzo, che fa la scritta poi Agora. Agora poi, se non sbaglio, è cioè, il posto dove ci sono le pecore, no? Cioè, significa anche un'unione di pecore, no? Se non sbaglio. Qui le due colonne, ricordiamo le due colonne che abbiamo visto anche nella sua presentazione, anche nel film, e il sole in mezzo. Qui ci prendono un po' in giro, no? Dice, ma la terra è piatta o è arrotonda? Cioè, tutte queste cose, no? E poi questa qua ovviamente aveva conoscenza questa donna, e ovviamente la donna con la conoscenza, così la vogliamo, businessman in carriera, eccetera, eccetera. Quindi lei è stata messa a rogo
perché era una filosofa, ovviamente, e ovviamente nel film è vista come un attacco all'autorità, e quindi è stata bruciata, cioè, fatta a pezzi, eccetera, eccetera. Ma ci rendiamo conto, dice, che in questo momento tutta la Terra potrebbe si sta muovendo e noi non lo sentiamo. Quindi stava cercando, insomma, di dire che ma la Terra si muove intorno all'universo, eccetera, eccetera, e stava spiegando un po' come faceva, no? Cioè, la vorrei una donna così, che mi parla di queste cose invece di, non lo so, vada a magnà, puli casa, che cazzo ne so, fare queste cose qua. Così li vogliamo. Ed è stata, insomma, torturata, perché l'accusa è che, insomma, non ungodliness, non era molto pia, diciamo, no? E qui ci spiega, su un quadro e il cerchio, cioè square and compass, ci spiega come si muove effettivamente la Terra in un'ellisse, eccetera, eccetera. It is known that she was an exceptional astronomer. Quindi ci dice qua, insomma, che niente è rimasto di lei, però si sa che era un'astronoma bravissima. E qui ci dice che l'ellisse governa tutto il movimento dei pianeti. Vabbè, ce lo dice lei, che poi anche il Keplero, insomma, si basò su questa cosa anche. E il NASA anche ci mette in queste cazzo di terra a palla un po' ovunque. Noi siamo così un granellino nell'universo. Poi qui dice che la religione ha fatto fuori l'idea di reincarnazione, perché era scomoda per loro, capito? Perché ovviamente la reincarnazione presuppone che uno con la conoscenza piano piano si evolve, no? Quindi diventa Dio, no? Anche questa conoscenza, anche questo aspetto, diciamo. Ah, qua ci dice che uomini e donne devono essere uguali, il patriarcato cattivo, uomo, eccetera, eccetera. E quindi qui sta spiegando ai cristiani che cosa in realtà era il significato di, cioè, l'uomo e donna si mettono insieme e nasce la luce, che sarebbe la conoscenza. Qua infatti dice: tu dai alla vita, quando fai nascere un bambino, la luce viene fuori grazie alla tua conoscenza. Okay? Luce, Lucifero, conoscenza, illuminati, loro si sentono Dio, eccetera, eccetera. E poi forse non sapevate, ma ovviamente, essendo il mondo un universo, eccetera, la palla, la sfera, nell'universo infinito, eccetera, ovviamente lui crede anche negli UFO, perché automaticamente, credendo negli UFO, sparisce anche Dio, ragazzi. Noi siamo una forma di vita come tanti miliardi di altre forme di vita. E qui ci dice, in questa presentazione, sempre questo Mark Passio ci dice che loro non ci vogliono dire le nostre vere origini, cioè che noi veniamo dagli alieni e quindi non da Dio, ok? E quindi perché vogliono tenerci schiavi, capito? E c'era un video che ho visto su online di lui che riprendeva delle, che cazzo ne so, in cielo qualcosa. Ecco, questi sono gli UFO, capito? Ovviamente anche la storia degli UFO presuppone, come ho detto, cioè fa sparire l'idea di Dio totalmente, che dice che è tutto così, senza senso, siamo qui senza motivo. Questo è il senso, diciamo. E lui ci dice qua che noi un giorno andremo a incontrare i nostri fratelli e sorelle lì nelle stelle, e ascenderemo la scala, ascenderemo. Un po' come la canzone di Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Le scale sono i gradi che i massoni acquisiscono per la conoscenza, no? E qui veniamo alla perla delle perle, ragazzi. Quando ho visto questa presentazione, che ha fatto di 3 ore, non si sa quanto, dove praticamente questo puritanismo, cioè questo così frenarsi un po' e non invece andare a scopare con chiunque, è messa lì dalla religione perché vogliono controllarci e abbassare la popolazione, capito? Capito? Capisci? Capisci?
Poi qui dice che questa cultura di usare Tinder o così, scopare a destra, manca, no? È un'invenzione religiosa, dice qua. È un'invenzione religiosa, in realtà non esiste, è tutto esagerato, non è vero che la gente si usa questi siti per andare, si incontrano, si lasciano, scopano, fanno. Non è vero, è tutta un'invenzione, dice lui. Mannaggia. Dobbiamo risvegliare il femminino sacro! Oh, col sole qua in testa questa, e le ali così da un angelo della morte. Il sacro femminile, ragazzi. Che cazzo di... Cioè, insomma, dobbiamo essere un po' più promiscui, andare a scopare a destra a manca, non so. Poi parla di riduzione della popolazione, cioè quindi questi qua ci dicono che dobbiamo essere puliti, più puri e non andare a scopare con chiunque, perché ci vorrebbero abbassare la popolazione, no? E quindi per questo ci dicono che in realtà non è vero, cioè, se tu vedi la gente ormai... Quindi qui questo dice che si preoccupa del fatto che loro stanno riducendo la popolazione. E quindi facendo in modo insomma che non facciamo più figli. In realtà lui non ha figli. Cioè, questo è il top. Capito? Non so. Voglio dire, se tu credi che loro stanno riducendo la popolazione, ma datti da fare allora, eh? Trovo una donna e fai tanti figli, no? Ma invece no, perché per questi tipi qua fare figli è troppo un sacrificio. E me l'ha detto uno di loro, ragazzi. Ne ho parlato in un video, lo troverete nel mio canale, adesso non mi ricordo come si chiama, però questo qua, io vedevo che nelle sue preghiere, questa gente che ho incontrato in un cammino così, parlavo, menzionavano Gesù, cioè, io non riuscivo a capire, ma che sono cristiani questi? Poi ho capito, a un certo punto gli ho detto, ma tu credi così, nel fare figli, non lo so, la famiglia, eccetera. E no, purtroppo la famiglia e i figli sono un impedimento alla crescita spirituale. E infatti io ho detto anche nel video, ho spiegato che lui fermò proprio la macchina quando gli ho fatto questa domanda. E ho detto, perché ti sei fermato? Perché ti devo rispondere, perché è una domanda importante questa. Capito? Questi qua pensano solo a loro stessi. E ovviamente anche questo qua, capelli lunghi, rocchettaro, non ha figli, questo è il classico. Ma non lo so, io con gente del genere proprio non vorrei starci proprio nella mia vita, proprio. Clown del genere proprio. Perché qualcuno si è sacrificato per fare lui, no? Invece lui pensa che non bisogna sacrificarsi. Questa gente qua, questa filosofia New Age così, dice che sacrificarsi e fare un figlio è troppo. Ah, è troppo. Ah, tutte queste leggi puritane qua, invece da nasco, va a destra, manca. E questi qua ci dicono che dobbiamo avere solo una donna e fare figli, rottura di coglione, che palle. Ovviamente che essere umano esce fuori in una famiglia che non è sana, è stabile, eccetera? Ovviamente uno che è facilmente controllabile poi, che diventa frufru e frofro, è facilmente schiavo dei desideri perché non ha avuto una figura paterna che l'ha, diciamo, limitato, diciamo. Lui infatti anche lui pensa che i figli, ah, non dovete parlare, i bambini sono come dei dèi, sanno quello che fanno, non dovete parlargli come se, capito? Contro l'autorità, generalmente parlando, no? E qui poi chiudiamo con questa perché anche ci menziona, lui ci decodifica Matrix, lui. In realtà Matrix, ragazzi, era semplicemente un ribellarsi alle regole, perché Neo... Infatti, se vedi anche qua, you have a problem with authority. Quindi tu hai problemi con le regole. Che loro vogliono un mondo anarchia totale, no? E secondo me lui è una finta così, opposizione controllata, no? Perché ti dice a parole che bisogna essere anarchici, non dobbiamo avere nessuno che ci controlla, eccetera, eccetera. In realtà gli acchiappa tutti questi polli. Gli urla come un coglione nei suoi video di oh, dobbiamo fare, dobbiamo promuovere la legge naturale, eccetera. In realtà non fanno un cazzo. Niente. Zero. Sono rocchettari, senza figli, capelli lunghi, questi sono gli anarchisti. Vabbè.
bene, ragazzi, abbiamo visto un'ottima presentazione del nostro amico Mark Passio di nuovo. Andiamo a metterlo l'immagine giusta. Quindi ricordiamo quindi tutta questa gente che mette sta roba. E questa è la legge naturale. Naturale secondo lui, non secondo me. Chiunque vuole mettere un qualcosa di che sembra autorevole o che sembra giusto, oggettivo, ci mette questi appellativi così naturale, oggettivo, no? E i polli ovviamente abboccano, perché come vediamo lui è pieno di gente che lo segue, ma addirittura finisce dal mitico Alex Jones. Vediamo se riesco a trovarlo al volo. Ecco, questo è il nostro eroe, ragazzi. E con questa qua chiudiamo qua e ci vediamo alla prossima.